Allora, Tacoma, la seconda parte, la dodicesima lezione, e dice, Cerea, ciao, e tu la ciao del mio cuore, ciao, so manca mica spiego, ma le consonanti. E siamo arrivati al M, L, la M, I, la L, M, L. In italiano, tante volte troviamo l'M e l'L dubbie, che si scrivono dubbie. Quando dico, per esempio, in italiano, bella giornata, ma guardate bene che suona la dubbia L, bella. Che bella cosa, una giornata di sole, bella, mamma, mamma. In piemontese queste dubbie hai son pa, quasi mai, quasi nunca hai doble. A volte sì, ma a duro, insomma, con un altro senso, si usa con un altro sentito. Per esempio, se noi disuma in italiano, la bella mamma, la bella mamma, guardate bene che su si assuma, la bella mamma. In piemontese, la bella mamma. E assuma parei, la bella mamma. Los sonidos marcan la differenza di idioma. Il son a fa vedere come sono due lingue diverse. La bella mamma italiano. Nauta musica, la bella mamma. La bella mamma. Alerchio Montes. Nauta frase. Cammina e balla. Italiano, eh? Cammina e balla. Camina e baila. Cammina, guardate, sente, cammina e balla. E balla. Piemontese. Camina. Scusami, Camina. Parei. Camina e balla. Camina e balla. Camina e balla. Allora, hai poche dubbie, hai pochita doble in piemontese. Alle più facili, perché in italiano le doppiette sono difficili, arcurdesse tutti le dubbie. In piemontese hai quasi pa, quasi niente dubbie. Allora, l'onche di suma in italiano, la bella mamma, in piemontese, la bella mamma. Cammina e balla, cammina e balla. Parei a dire in piemontese, assumendo le dubbie. Andiamo un po' avanti, sempre la somma in bel dit piemontese. E su sì, che seguito, ma srompo, queste cose sì, a son deble, son débiles. E a casco sempre, fa un fracasso, scusami, su sia le tutte naturali, tutte fe a ca, parei, in questa quarantena. Beh, andiamo avanti. La somma anche è un dit che circuma ante il nostro liber, il dit a dis, se Natal all'è il dit martes, il dit lang a porta al gran. Se Natal, criuma, se Natal, alè, il dì, il martes, il dì l'an,
el dit lan aporta, aporta el gran. Se Natal ale el dit martes, si Navidad cae en día martes, el dit lan, el día del año, o sea, el primero de año, aporta el gran. Curious, ¿no? Adiz que, se Natal ale martes, el dit lan aporta el gran. Ustedes saben que Navidad y Año Nuevo caen el mismo día de la semana, ¿no? Se Natal ale martes, el dit lan ale martes aporta el gran. Audía di que se el dit lan ale martes, el dit Natal ale martes, Navidad del martes, el año que empieza va a ser con mucho trigo, aporta el gran, va a traer trigo. Ve, vedemos cómo acá le sale vera. Sale en vera ale pintrua, como decía el nono. Toca ver esta frase, sí, que hay tantas queste robette, sí, virgulette, como comitas, que son apóstrofe. Poi parleremos más su sí. Y finalmente, per finire la lección de Anquei, 25 de marzo, e viva la patria argentina, finiuma con el detà. Con el detà. Scutuma e poi scrivuma. Prima frase, attenzione. La bella bambina ha saluta la nona. La bella bambina ha saluta la nona. Due. La mamma ha chiama i fiei per mangiare di snè. La mamma ha chiama i fiei per mangiare il di snè. Terza frase. Chi ca canta a pel pa balè. Chi ca canta a pel pa balè. Sveduma, arvezze, alla prossima lezione.